Buonasera, buonasera a Paola Zaretti, psicanalista, filosofa, e per questo incontro di mezz'ora a tavola con il femminismo. È questione della psicanalisi e del femminismo. Incomincio con la prima domanda, Paola. Com'è che è cominciata la sua ricerca intellettuale? In dettaglio, se con il femminismo, con la psicanalisi, con entrambe o anche prima ancora con altre ragioni. Prego. Buonasera, innanzitutto, rispondo subito. La mia ricerca è cominciata, a dire il vero, quando sono stata cercata, ovvero catturata prima dal femminismo, ed erano gli anni 73-74, e poi dalla psicanalisi attorno al 79, quando decisi di percorrere quella strada per diventare psicanalista. Questa doppia cattura spiega bene le ragioni per le quali queste due esperienze, il femminismo e la psicanalisi, pur essendo distinte, restino in me saldamente connesse. E questo avviene sia nel mio pensiero che nella mia pratica psicanalitica femminista. In mezzo, fra le due, ci metterei appunto la filosofia, alla quale tu accennavi e alla quale sono stata formata. Ma voglio dire subito che questo in me è molto riduttivo, perché in realtà femminismo e psicanalisi sono di per sé due pratiche diverse, ma assolutamente inscindibili. Basti pensare, per esempio, che Carla Longhi, la prima donna alla quale si deve la nascita del femminismo storico in Italia e l'invenzione della pratica dell'autocoscienza, pur non essendo né d'altronde volendo essere un analista di professione, ebbe tuttavia l'ardire di paragonare il suo rapporto con l'amica Sara niente meno che a quello di Freud con Fliss. Questo ci dice che aveva capito perfettamente il nesso fra queste due esperienze, tant'è vero che scrive: la psicanalisi serve a un certo stadio posteriore all'autocoscienza. L'autocoscienza porta alla scoperta dell'inconscio e quindi promuove l'interesse spontaneo per la psicanalisi. Questo credo che spieghi, come meglio non si potrebbe, le ragioni per le quali negli anni 70 il confronto fra femminismo e psicanalisi fu quanto mai serrato. Fu fecondo e al tempo stesso molto molto controverso. Si tratta, se vogliamo proprio dirla tutta, di un legame di amore-odio, di prossimità e di distanza. Del resto, se noi pensiamo a Freud, sappiamo che la sua invenzione, la psicanalisi, senza le donne e l'isteria non sarebbe mai nata. Il legame dunque fra la psicanalisi e le donne in generale, e fra la psicanalisi e il femminismo è fuori discussione. E se noi non ne teniamo conto, ogni discorso su queste due esperienze, prese separatamente, è un discorso frammentario, anche quando le mettiamo per esempio in opposizione, e risulta anche un discorso superficiale. Del resto, basta leggere, per restare sbalorditi, alcuni testi su cui ora naturalmente non posso soffermarmi, in cui in quegli anni alcune note figure del femminismo italiano, per il solo fatto di aver intrapreso un'analisi individuale, si misero a fare le psicanaliste all'interno di alcuni gruppi di donne. È chiaro tuttavia che quando Longhi scrive che l'autocoscienza prepara la strada per l'analisi, non allude evidentemente né alla psicanalisi dei padri, quindi alla psicanalisi freudiana, né a quella di Lacan, né a quella di Jung, e neppure d'altronde alla pratica dell'inconscio avviata da alcuni gruppi femministi, ma allude, a questo è ciò naturalmente che io penso dopo averla letta, a quella psicanalisi altra, a quella psicanalisi che non c'è mai stata e deve ancora nascere. Ebbene, il problema per le donne è proprio questo: l'inesistenza di luoghi fondati da donne psicanaliste per una cura a misura di donna. Tornando alla domanda, potrei dire che, come accade per altre donne della mia generazione, il femminismo non fu una passeggiata, fu un'esperienza per certi versi sradicante,
nel senso che andava a mettere in discussione quello che potevano essere per una donna delle certezze solo in apparenza rassicuranti, che so io, una bella casa, un buon lavoro, un compagno, dei figli. In realtà così non era. C'era qualcosa che mancava e a mancare, almeno per me, era qualcosa di essenziale e irrinunciabile. Era il diritto a desiderare, ma soprattutto a divenire, avrebbe detto Nietzsche, ciò che si è. Il femminismo lo dirà in altro modo, parlerà molto di libertà femminile, ma questo è un termine che non amo usare perché se è vero che ha avuto un peso importante in passato, oggi è troppo abusato per non risultare come tanti altri vuoto. È stato dunque in nome di quel diritto ad essere ciò che ero, qualsiasi fosse la cosa che ero e che avrei potuto diventare, che ho deciso di iniziare un'analisi per portare a termine un percorso interiore, già iniziato di fatto, in modo peraltro, devo dire, del tutto spontaneo. Capita talvolta che l'analisi abbia inizio prima oppure dopo che una persona si rivolga ad un analista. Quindi, con il desiderio che io allora avevo vivissimo e irrinunciabile di diventare analista, per mettere ciò che avevo vissuto a partire da me, dalla mia esperienza, a disposizione di altri e di altre. Ho fatto dunque la mia analisi didattica, anche se l'analisi, come dice Lacan, è sempre didattica e non solo quando porta qualcuno ad occupare la posizione dello o della psicanalista. E devo dire che durante la frequentazione di quei luoghi, appositamente destinati alla formazione, che erano i seminari, i cartelli, i gruppi di studio e la supervisione, mi sono pian piano resa conto di una realtà a me in parte estranea, insomma poco congeniale, che forse non avrei percepito con la stessa lucidità se non avessi vissuto in precedenza l'esperienza del femminismo e se non avessi avuto alle spalle una formazione filosofica che mi permetteva di, diciamo, stare dentro l'esperienza che stavo vivendo con uno sguardo critico, di starci, insomma, come si dice, con un piede dentro e un piede fuori. E credo che a salvarmi dal diventare ciò che non ero e che mai avrei potuto diventare senza rinnegarmi sia stata proprio questa doppia posizione di parziale estraneità che ho sempre mantenuto comunque nei riguardi di qualsiasi esperienza e che devo dire mi è stata di grande aiuto nonostante abbia comportato altissimi costi. Sì, volevo chiederle, entrando nel dettaglio di questa esperienza nelle associazioni psicanalitiche, qual è quell'aspetto che l'ha spinta di più, diciamo, a inventare e a cercare altre vie associative? Sì, allora l'aspetto dell'associazione di cui facevo parte era, come tante, una delle tante associazioni lacaniane, intanto che fiorivano in Italia, rigorosamente fondate da uomini, eravamo ancora lontani dalla legge Orsicini, che ha comportato un po' più disastri peraltro, quindi ho frequentato quell'ambiente attivamente per oltre intanto 10 anni, facendo tutto quello che era necessario alla mia formazione analitica. E devo dire che sono stati anni appassionanti, intensi, fatti di studio macro e disperatissimo, ma anche anni molto difficili perché nonostante il piano di studi fosse ricco, complesso, quindi diciamo che oltre allo studio della psicanalisi si studiavano molte altre cose, altri campi del sapere che andavano dalla letteratura alla musica, persino all'arte, all'antropologia, alla teologia e alla filosofia. Diciamo che io avvertivo comunque la mia impossibilità di aderire totalmente a un progetto di comunità analitica che funzionava in tutto e per tutto, a mio parere, come la Chiesa e l'esercito descritti da Freud in Psicologia delle folle, analisi dell'io. C'era al vertice, come capita un po' in queste strutture, un maître, i suoi allievi, allieve, che si trovavano evidentemente per via del transfert in una condizione di totale subordinazione, dipendenza e direi anche soggezione.
Non posso e non voglio rinnegare totalmente, in tutta onestà, il valore dell'insegnamento ricevuto in quel luogo, se non altro perché è proprio grazie a quell'insegnamento che non potevo condividere, postazione dualistica platonica, che però mi è stato possibile riconoscere, devo dire forse un po' troppo tardi, la mia strada, quella che mi ha portato dopo tanto tempo e dopo una serie di avventure a una prima uscita, a un successivo temporaneo rientro e poi a quell'uscita definitiva da cui è nata nel 2006 Oikos Bios, il centro filosofico di psicanalisi di genere antiviolenza da me fondato e impostato su basi completamente diverse da un'istituzione analitica tradizionale. Si trattava e si tratta di un luogo, di una struttura finalmente rispondente al mio modo di vivere, di pensare, di sentire le relazioni, e si trattava di qualcosa a misura mia e di altre donne psicanaliste di formazione diversa e anche consulenti filosofiche alle quali sono grata per la fiducia a priori che mi hanno dimostrato, decidendo di condividere con me un'esperienza che si andava configurando come un esperimento assolutamente nuovo in Italia e che si ispirava nella teoria e nella pratica all'insegnamento di Rigaray, un analista francese che era stata cacciata, come si sa, dall'École Freudienne de Lacan per mancata fedeltà a un solo discorso. E devo dire che la grande novità di Oikos consisteva nel fatto che essa prevedeva al suo interno la presenza di persone che non fossero necessariamente legate da un rapporto analitico con me. Ci è voluto del tempo, tanto tempo, dicevo prima troppo, anche a dire il vero, prima che mi decidessi di abbandonare quello che era ormai divenuto per me, l'associazione a cui facevo parte, un luogo inabitabile, ma al tempo stesso e paradossalmente rassicurante. Ecco, io posso testimoniare, desidero farlo, di quanto sia difficile per una donna prendere una simile decisione, fare un simile passo. È una specie di salto nel buio, è come buttarsi nel vuoto senza rete, perché non c'è a salvarti nessun padre. Del resto, se un'analisi non serve anche a questo, significa che non è servita a nulla. Lei mi ha chiesto in particolare, che cosa mi ha spinta verso un'altra strada. Glielo voglio dire in modo molto molto semplice. Una certa inaddomesticabilità che fa parte di me, il rifiuto dell'idolatria e la certezza che quel luogo era e sarebbe stato il più grande ostacolo alla mia crescita e allo sviluppo del mio pensiero, delle mie potenzialità, quali che siano, e alla loro libera espressione. Sono sempre stata convinta che le persone che restano vincolate per il resto della loro vita al loro analista, continuando a convivere nelle stesse strutture da lui fondata, non sono affatto guarite. Perché ciò da cui occorre guarire, insomma, è quella insidiosa malattia, per lo più misconosciuta, che la stessa psicanalisi può diventare per alcuni. Un'insolubile, eterna nevrosi da transfer, come Freud la chiamava. C'era inoltre una parte di me, del mio vissuto, l'esperienza del femminismo evidentemente, che io avrei dovuto rinnegare per adeguarmi a quella che consideravo una teoria sul femminile che, nonostante i disperati tentativi di smarcarsi da Freud, restava una teoria sulle donne scritta e pensata da uomini, una dottrina riduttiva, a mio parere, fuorviante, senza sbocchi e dunque destinata presto o tardi a morire. C'era che, nonostante i discorsi infinitamente ripetuti sulla singolarità del desiderio soggettivo, eccetera, a vincere in quei luoghi cosiddetti di formazione era un conformarsi al pensiero unico e alla sua logica conseguente, la divisione delle persone in amici e nemici, fedeli e infedeli. I testi che si leggevano erano sempre Freud e Lacan e Freud, mentre le opere scritte da donne erano pressoché ignorate dalle donne stesse, ben inteso, ed entravano
quando entravano nel discorso solo incidentalmente e per essere confutate a sostegno, una volta di più, dell'esattezza delle teorie maschili. Il femminismo poi era una bestia nera da allontanare in quei luoghi o da curare nel senso del convertire. Una, forse, sì, una delle mistificazioni, direi, che più mi infastidiva consisteva nel sostenere che la teoria lacaniana sul femminile fosse, rispetto a quella freudiana, una teoria rivoluzionaria. Mentre era evidente per me che, nonostante alcune buone intuizioni di Lacan, che gli vanno peraltro riconosciute, e gli sforzi dei suoi allievi per farlo credere, l'argomentazione adottata a sostegno di questa tesi, diciamo rivoluzionaria, contrastavano palesemente con il fatto, per esempio, che secondo la teoria lacaniana la donna deve accettarsi come oggetto del desiderio dell'uomo. Questa è una formula piuttosto nota di Lacan. In realtà l'impianto lacaniano resta, a mio parere, un impianto fallocentrico, patriarcale, e la nostalgia per il padre è facilmente riconoscibile, viene vieppiù allo scoperto, anche, anzi, soprattutto quando, direi, qualche fedelissimo si chiede retoricamente cosa resti del padre. Sì, sì, c'era un dettaglio, diciamo, di questa domanda anche. Queste questioni quantomeno emergono in un ambiente che lacaniano ancora, mentre invece le chiedo qualcosa di questo silenzio, no? Che è prossimo all'omertà nelle società freudiane. Cioè, non c'è proprio dibattito, mi pare, intorno alla questione donna e alle teorie della sessualità femminile da Freud, sì, e Lacan. Sì. La domanda è un po' insidiosa, perché io non ho avuto esperienza di associazioni, diciamo, non lacaniane, se non per sentito dire. Tuttavia non stento a credere che se quelle lacaniane, che pretendono di essere aperte e diverse, funzionano in un certo modo, credo che le altre non siano migliori per quanto riguarda l'omertà e per quanto riguarda la questione della sessualità femminile, che viene sempre letta, diciamo, classicamente, no? da Freud, insomma. Quindi possiamo dire, anche dalle risposte che sta dando, che la punta della distanza su queste strutture di formazione e sul contributo, insomma, accettato da Freud a Lacan, verte proprio intorno alla questione della sessualità femminile, della teoria della sessualità femminile. È un po' il punto dove si biforcano le posizioni. Sì, e la mia presa di distanza dalla pratica associativa lacaniana riguarda, oltre alle ragioni che ho già detto, una presa di distanza in generale da qualsiasi luogo pensato, come dicevo, nei termini di una comunità in cui è estremamente difficile, per non dire impossibile, declinare uno e diverso. Quando manca la possibilità di questa declinazione, è molto difficile che si instaurino derive, come dicevo, di tipo idolatrico e forme di fondamentalismo che poi sono contrabbandate per amore. Potrei fare su questo un esempio. Leggo spesso dei libri scritti da un lacaniano con delle dediche, delle parole d'amore ostentatamente, pubblicamente rivolte al suo maestro Lacan, per amore di Lacan, cose simili. E devo dire che provo una sensazione che è più vicina al disgusto che al fastidio, ed è naturale che per me sia così, visto che l'associazione da me fondata, Oikos Bios, è una casa per tutti e per nessuno, come Nietzsche scriveva di Zarathustra, che quindi non richiede obblighi di fedeltà e strutture di tipo piramidali. Quindi sono solita diffidare, diciamo, quando si parla troppo d'amore, anche perché i peggiori crimini dell'umanità sono stati commessi in nome dell'amore dai padri di famiglia
dai padri della nazione, come ci ricorda quindi, ed è per amore, così si dice, che i massacri di donne riempiono le cronache di questi ultimi anni. Ecco, questo magari non sto rispondendo proprio alla sua domanda, ma comunque vado avanti. È un aspetto, questo della violenza maschile, importante, tutt'altro che trascurabile, della faccenda, che mi dà molto da pensare sulla psicanalisi dei padri. Di fronte all'aumento esponenziale della violenza maschile e ai massacri di donne cui stiamo assistendo soprattutto in questi ultimi anni, io non ho ancora ascoltato una sola voce di qualche analista che si sia seriamente pronunciato sulla violenza maschile, mentre i libri dedicati alle cosiddette patologie femminili, anoressia e bulimia, spesso riciclati senza aggiungere alcunché di nuovo e di interessante, non si contano più. E quindi la questione è proprio questa. La psicanalisi, nonostante abbia cercato di trasformare l'oppressione femminile, cioè cercato di trasformarla, diciamo, questa oppressione in un valore aggiunto, di cui il famoso godimento femminile all'età del fallo, di cui parla Lacan, sarebbe una sorta di prova, no? Di trofeo, in realtà non ha mai messo seriamente in questione la violenza insita in un ordine simbolico in cui un solo simbolo, il fallo, è incaricato di rappresentare due sessi. Quindi molte donne, devo dire, anche femministe, ci sono cascate. Quindi, come vede, la punta della mia distanza, come lei dice, dalla teoria lacaniana, riguarda proprio la teoria della sessualità femminile. Il fatto, per esempio, che la donna non sia tutta interamente definita dal fallo, e lo sia dunque solo parzialmente, e questo è il senso del famoso non tutta di Lacan, come recita la teoria. Nel senso che l'identità conferita dal fallo come soggetto nulla racconta circa la sua specifica identità di soggetto donna, non comporta affatto per la donna un vantaggio, come sostiene la teoria del non tutta, ma comporta una posizione tragica. Il fatto che la donna sia definita come soggetto da un simbolo virile, il fallo, che rappresenta in modo indifferenziato, universale e tutt'altro che neutro uomini e donne, la porta ad occupare all'interno dell'ordine simbolico la medesima posizione dell'uomo, al prezzo ovviamente della sua alienazione. Si tratta di una scissione, dunque, una sorta di schizofrenia, avrebbe detto Irigaray, ciò con cui la donna deve fare i conti. Insomma, se per quella parte di sé definita dal fallo si trova come soggetto ad occupare nell'ordine simbolico la medesima posizione dell'uomo, per quell'altra parte non definita dal fallo, che dovrebbe designarla come soggetto femminile, come donna, essa risulta estranea a tale ordine in ragione del fatto che non esiste un significante equivalente al fallo che la definisca in quanto donna, nel senso che c'è un unico simbolo che rappresenta uomo e donna. Questa è, propriamente parlando, la posizione tragica, come spesso dico, del femminile. Che cosa comporta questa doppia posizione di inclusione e esclusione nell'ordine simbolico maschile costruito dagli uomini a loro misura? Quindi, quali sono gli effetti sulla vita di una donna, sulla salute di una donna? Quali sono gli effetti di un'appartenenza come uomo alla stanza, diciamo con un linguaggio di Virginia, degli uomini e di una totale estraneità ad essa in quanto donna? Insomma, non c'è di meglio per scoprirlo che lasciarci guidare proprio da Virginia Woolf, dal suo linguaggio essenziale e profondo, scevro da quelle convulsioni linguistiche e da quegli inutili contorcimenti concettuali cui ricorrono certi psicanalisti. E vorrei leggere questo brano che trovo bellissimo. Dice Virginia: dietro di noi sta il sistema patriarcale, le pareti domestiche con il loro nulla, la loro immoralità, la loro ipocrisia, il loro servilismo. Dinanzi a noi si apre il mondo della vita pubblica, con la sua possessività, la sua invidia, la sua aggressività, la sua avidità. L'uno
ci tiene prigioniere come schiave nell'harem. L'altro ci obbliga come bruti a fare girotondo attorno all'albero della proprietà privata. La nostra è la scelta fra due mali, l'uno peggiore dell'altro. Non faremmo meglio a buttarci da questo ponte giù nel fiume e a rinunciare alla partita, a dichiarare che la nostra vita umana è un errore e a farla finita? Virginia naturalmente lo sconsiglia, anche se sappiamo bene che sarà proprio un fiume il luogo scelto per la sua fine. Ecco, sarebbe un gran peccato se la forza creativa delle donne, diversa da quella degli uomini, e qui non facciamo una questione di quantità, ma di differenza, no? Cui Virginia allude altrove, venisse ostacolata e sprecata, come spesso accade quando viene svenduta agli uomini perché se ne servono nei partiti, nei sindacati, nelle istituzioni psicanalitiche pure. Ma che fare per evitarlo? Come pensare senza lacerazioni, anzi come passare senza lacerazioni da una condizione di esclusione, di estraniamento, a una beata condizione femminile capace di beneficiare di quella forza creativa e creatrice, guadagnata secondo la visione lacaniana proprio grazie a quella esclusione? Basterà per questo, come qualcuno scrive, essere altra o altro dall'ordine simbolico organizzato in senso fallico, essere il punto di fuga dall'ordine simbolico, insomma, tutto si può dire con le formule, tutto si può scrivere, pur di salvare una teoria che mostra ad ogni angolo le sue crepe, e pur di conquistare la credibilità delle donne, perché ricordiamoci bene che in analisi ci vanno soprattutto le donne. Io in tanti anni di lavoro ho visto pochissimi uomini, non credo di essere l'unica. Quindi si può teorizzare l'uscita dall'Edipo, si può trasformare il rapporto rovinoso madre-figlia persino in un idillio, gratificando così quelle femministe che sulla madre simbolica hanno costruito una teoria. E se l'analisi mette davvero in gioco nelle donne le capacità inventive che certe analiste vanno teorizzando, non dovremmo aspettarci di vedere all'opera queste capacità creative innanzitutto da loro? Non sarebbe il caso allora di utilizzare queste capacità inventive per fondare delle nuove scuole? Che influenza ha avuto il pensiero femminista della differenza di Righerai fra le psicanaliste italiane? Esistono forse scuole in Italia ispirate, fondate da donne ispirate a tale pensiero? Ad averne raccolto in parte l'eredità sono state le filosofe, ma le filosofe non sono psicanaliste, e ciò non solo ha semplificato, anzi complessificato le cose più di quanto non fossero già complicate, riguardo alle rispettive, diciamo, competenze disciplinari. Ma ci sono state poi appunto delle sorte di esperienze incrociate negli anni 70 che hanno provocato non pochi problemi anche a molte donne che poi sono finite in analisi. Sì, abbiamo il tempo di un'ultima domanda, abbiamo ancora 2 o 3 minuti, e quindi un piccolo punto rispetto a questa introduzione, a questo breve tempo, perché poi appunto queste mezz'ore di conversazioni sono rapidissime, e quindi quali sono attualmente le sue piste di ricerca su che cosa sta scrivendo, se c'è Sì. qualche in alto rispetto a questo, Allora, le mie perché ricerche ruotano sono sempre, sì, prego. ruotano sempre attorno al tema del rapporto fra femminismo e psicanalisi, perché questa è la questione che mi occupa da, diciamo, da anni, e intendo andare però più a fondo di quanto sinora io abbia fatto, e il materiale che ho per le mani per raggiungere questo scopo è a mio parere davvero prezioso, soprattutto se si vuole mettere a confronto, ed è ciò che vorrei fare, l'inesistenza attuale di questo rapporto fra femminismo e psicanalisi con quello che invece ha profondamente segnato queste due esperienze negli anni 70.
a leggere le testimonianze di quello che accadeva in quegli anni, come si è detto un po' all'inizio, nei gruppi femministi, all'importanza che aveva in quei gruppi la pratica analitica ritenuta indispensabile alla politica delle donne, c'è da restare veramente sbalorditi. C'erano donne che senza essere psicanaliste di professione, avendo al loro attivo soltanto un percorso analitico individuale, si proponevano come analiste all'interno dei gruppi impegnati nella pratica dell'inconscio, così come l'avevano chiamata, che rappresentava un approfondimento della pratica del partire da sé e dell'autocoscienza introdotta da Carla Longhi, da cui tutto in Italia poi ha avuto inizio. I termini che venivano utilizzati, se noi leggiamo quei libri, li troviamo scritti, per definire questi gruppi e ciò che accadeva al loro interno, si chiamava gruppo analisi, erano questi i termini, pratica dell'inconscio, paziente analista, analizzato analizzante. Beh, queste parole non lasciano dubbi sul fatto che si tentava di utilizzare gli strumenti del setting, il transfer, la disparità, l'autorità, per portare la psicanalisi dentro il movimento delle donne. Era un modo per offrire alle donne che attraverso l'autocoscienza, la pratica dell'inconscio avevano in qualche modo maturato di fatto una domanda d'analisi, un luogo alternativo al setting tradizionale gestito dai padri. Era un tentativo in qualche modo di sostituire la psicanalisi con qualcosa d'altro ritenuto più adeguato allo scopo. Naturalmente c'è molto da interrogarsi su questo desiderio di alcune donne, c'è da chiedersi perché non lo abbiano portato fino in fondo diventando esse stesse analiste. Ecco, uno dei punti nevralgici, e penso così di chiudere, è proprio questo, perché in Italia, questa è un'idea fissa che io ho, non esistono delle scuole, dei luoghi fondati da psicanaliste donne per una cura, dico a misura di donne, ma non voglio dire che poi gli uomini non possono accedervi naturalmente. Quindi psicanalisi e femminismo insieme avrebbero, a mio parere, potuto sortire degli effetti davvero straordinari, ma ciò non è avvenuto. E naturalmente la domanda è perché? Su questa domanda lasciamo aperto il dibattito e il proseguimento. Spero che ci siano altre occasioni per parlare attorno a queste cose, quindi ringrazio Paola Zaretti, la ringrazio moltissimo per aver accolto l'invito di Liberi.tv a questa conversazione, e un grazie ai telespettatori. Al prossimo appuntamento allora, Paola. Grazie molto a voi per l'invito, senz'altro. Di nuovo buonasera. Arrivederci.